Il Turtle Point è il primo centro di riabilitazione pubblico del Mediterraneo e qui le tartarughe vengono trasferite per riabilitarsi, per trovare le condizioni ideali prima di essere reintrodotte in natura. Ovviamente durante la loro permanenza all'interno del Turtle Point vengono alimentate con prede vive e nello stesso tempo si osserva la loro capacità a riadattarsi ad un ambiente naturale. Noi ci siamo occupati per primi nel Mediterraneo di trekking satellitare, cioè abbiamo utilizzato dei trasmettitori satellitari su diversi esemplari di tartarughe marine e abbiamo cercato di seguirle durante le loro rotte migratorie. Abbiamo appena liberato due tartarughe marine recuperate presso i centri di recupero della stazione zoologica. Erano Aspasia e Gomez. Purtroppo, come spesso accade, a causa di impatti con imbarcazioni o eliche, hanno avuto dei traumi che hanno richiesto dei tempi medio-lunghi per il recupero. Però adesso sono ritornate in natura perché finalmente avevano recuperato le condizioni di salute.